Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Oggi vedremo come si spostano delle criptovalute in Bitcoin in un'altra criptovaluta. In questo caso parliamo di DAI, che è una criptovaluta stabile quotata a circa un dollaro. Per vedere quali sono i portafogli, clicchiamo in basso a sinistra sull'icona portafoglio. Qui viene caricato il saldo, che non è nient'altro che la totalità delle cripto all'interno del portafoglio di tutte le valute di Coinbase, e qui nello specifico vediamo per ogni valuta quello che è il suo totale. L'euro, come il dollaro e le altre monete fisiche, ricordo, vengono chiamate fiat. Allora, io vedo che ho per esempio 67,50 euro in Bitcoin e 41,88 euro in Ethereum e 2,58 euro in DAI, che sono circa 2,90. Voglio ottenere circa 20 DAI, per cui posso utilizzare il portafoglio Bitcoin o Ethereum per fare questa trasformazione. Prendiamo per esempio il portafoglio Bitcoin. Non devo fare altro che cliccare col dito, in questo caso sto usando un tablet, sul nome Bitcoin. Si apre la sua schermata con il suo prezzo. Al centro vediamo anche un grafico dell'andamento nell'ultimo giorno, ma io posso, vedete, selezionare in base all'ultima ora, l'ultima settimana, l'ultimo mese, l'ultimo anno o tutto. Cliccando su Effettua transazioni, ho la possibilità di acquistare, vendere Bitcoin o convertirlo in un'altra criptovaluta. Clicco sul pulsante Converti. Abbiamo detto che io voglio ottenere 20 DAI, quindi vado a selezionare dove c'è scritto al centro da Bitcoin A, io clicco là sopra e vado a cercarmi il DAI, eccolo qua. Clicco sul nome DAI, a questo punto digito 20. Allora, vedete che 20 dollari corrispondono a 22 DAI, quindi io posso decidere se mantenere comunque 22 DAI o se avvicinarmi di più alla cifra di 20 DAI. Quindi andiamo indietro con la freccia che va verso sinistra di due volte, mettiamo 19 euro e sono 21 DAI. Proviamo con 18 e sono 20 punto DAI. Io mi accontento di questa conversione, quindi clicco su Anteprima Converti. Mi fa un piccolo riepilogo, mi dice che sto pagando con Bitcoin, quindi questi 20 DAI verranno sottratti dal portafoglio cripto Bitcoin, mi indica qual è il tasso di conversione, mi dice quali sono le commissioni base, non me ne fa pagare e mi dice quindi in totale quanto mi costa in termini di euro. Adesso clicchiamo su Converti ora. L'operazione è stata eseguita correttamente. Vai ai conti. Adesso vedete che ha fatto in automatico il refresh della pagina e quindi mi trovo con i miei 20 DAI che posso utilizzare per gli scopi che più ritengo opportuni. Grazie ragazzi per la visione, spero che il video sia stato di aiuto a coloro che hanno poca dimestichezza con questi sistemi e ci vediamo al prossimo video.